Partiamo dagli ingredienti. Abbiamo 150 g di cavolo nero, ho scelto le foglie più tenere, 5 mazzancolle medie, se le trovate più piccole prendetene 6 o 7, uno scalogno, olio d'oliva, 4 fette di pane e cereali, 2 acciughe, 20 g di mandorle pelate, 10 ml di colatura di alici, pepe bianco, mettiamoci al lavoro. Ci portiamo avanti accendendo il forno a 200 gradi. Ho già foderato con della carta da forno una placca, prendo le mandorle pelate, le vado a mettere sulla placca cercando di sparpagliarle e quando il forno sarà caldo le andrò ad inserire per tostarle. È arrivato il momento del cavolo nero. Lo andiamo a tagliare a pezzettini abbastanza fini, in questo modo, vedete? Ecco fatto. Ovviamente l'avevo già lavato prima, eh? Allora, prepariamoci una boule come ho fatto io e andiamo a mettere le foglie al suo interno. Ok, una volta fatto ciò, prendiamo lo scalogno, lo puliamo e lo andiamo a tagliare. Lo porto in padella e un bel giro generoso d'olio d'oliva. Accendo il fuoco e vado ad aggiungere anche le due acciughe. Creiamo un bel soffritto saporito. Ora che l'acciuga si sta sciogliendo e lo scalogno sta cominciando a imbiondirsi, vado ad aggiungere le nostre foglie di cavolo nero. Giro per bene ed aggiungo una prima presa di sale. Siccome l'abbiamo messo in padella senza prima bollirlo, abbasso la fiamma e vado a coprire per qualche minuto. Nel frattempo il forno è arrivato a temperatura, quindi prendo le mandorle e le vado a tostare. Ci vorranno davvero pochi minuti, quindi state attenti. Vado ad aggiungere una tazzina d'acqua, così almeno non si bruciano. Continuiamo con i gamberi. Per quanto riguarda i gamberi, ragazzi, noi dobbiamo togliere la testa, come avete visto. Con una forbice ci aiutiamo per togliere via la parte del carapace. C'è sempre la boule qui che mi aiuta a togliere gli scarti e quindi a mantenere ordinato il tagliere. Togliamo per bene il carapace e la parte del dorso del gambero presenta questo filettino. Sono fondamentalmente gli intestini. È un po' sabbioso e siccome dovremo andare a creare una tartare, che ovviamente dovrà essere mangiata e consumata cruda, meglio togliere tutte quelle parti che non sono buone. Una cosa importante sul gambero è che non c'è bisogno, rispetto ai pesci con, diciamo, la lisca, tanto per intenderci, per rendere la cosa più semplice, essendo questi crostacei, non hanno bisogno di essere prima abbattuti, prima di essere consumati crudi. Quindi, anche se li comprate in pescheria, ovviamente assicuratevi che siano freschi, quello sì, però non c'è bisogno di congelarli o di abbatterli prima. Quindi li potete consumare crudi tranquillamente. Vedete? Com'è semplice, togliendovi il carapace, eliminare anche questa parte non buona e sabbiosa? Va bene, dai, andiamo avanti con l'ultimo e poi creiamo la tartare. Fate come me. Io li ho sciacquati dopo averli puliti e privati del carapace sotto l'acqua. Con la carta assorbente li andate per bene a tamponare, così almeno sono davvero belli puliti e pronti per essere tagliati. Ho dato anche una passata al tagliere, così è pulito. Mettiamo da parte la carta e cominciamo a tagliare i gamberi. Ovviamente dovremo tagliarli molto finemente, quindi armiamoci di pazienza e cominciamo a fare questo bel lavoretto, perché vedrete che il risultato poi finale sarà qualcosa di davvero fantastico e straordinario. Vediamo a che punto siamo con il cavolo. Beh, io direi che dopo 7-8 minuti di cottura ci siamo. Vedete? Si sta intenerendo per bene. Dai, andiamo avanti con il gambero e poi fra 2-3 minuti spegniamo anche il cavolo nero. Ecco fatto. Vedete? Guardate che bello. Allora, io mi sono già preparato una scodellina, una mini boule. Vado a mettere i gamberi, dopodiché vado ad aggiungere una presa di sale,
il pepe bianco, la colatura di alici e un bel goccio d'olio. Goccio, avete visto come mi è venuto fuori? Ogni tanto faccio questi errori, goccio d'olio. Comunque un bel goccio d'olio e vado con il cucchiaio a girare tutto per bene. Nel frattempo vi dico che ho spento le foglie di cavolo, eh? Vedete ragazzi? Questo è il risultato che bisogna ottenere, eh? Allora, occupiamoci ora di crostigliare il pane in forno e poi assembliamo il tutto.